Hola Yas Family, qua il Pepios. Terzo episodio della serie Perché ci siamo lasciati. No, non è il terzo episodio della serie Perché ci siamo lasciati. Sì. Terzo episodio della serie Mangiamo. Perché ci siamo lasciati. Con la mia bellissima pizza, guardate che bella. Come sempre, parla Graziana. Eh sì, vabbè, però tu non devi fare così. Perché lui poi nel frattempo se la gnucca tutta e io poi me la mangio fredda. Ci siamo lasciati due volte, anche se una possiamo non calcolarla. E voi diteci se c'eravate dalla prima volta o siete nuovi. 2019. E questa è, diciamo, la memoria che si ricorda le date. Quindi io dico che nel 2019 non ci siamo lasciati veramente, ma perché più che altro non ci siamo lasciati noi volutamente, ma per un fattore esterno, una forza di causa maggiore. E quindi oggi, in questo episodio, Graziana tirerà fuori tutta la verità. Cioè, tipo, anche noi due non è che abbiamo avuto proprio tutto questo tempo per metabolizzare che ci stavamo salutando. Perché io dovevo andare via. Sì. Perché io mi sono trasferita per un periodo di tempo con la mia famiglia per problemi all'estero. Non sapevo se poteva durare un anno, poteva durare un mese, poteva durare tutta la vita. Tant'è vero che io poi sono anche ripartita un'altra volta nell'ottobre. Sì. Perché è iniziato che Graziana mi ha detto bro. No, mi ha detto bro, però io lo immagino col bro. Ti devo dire una cosa brutta. Ho detto, chi è morto? Ho detto, no, una cosa quasi brutta come quella, però no. Ho detto, che è successo? Ho detto, purtroppo devo partire con la mia famiglia per non so quanto tempo. Ah. Cioè, come me l'ha detto lei, era da più di un anno in su. Porca. Quindi lì comunque, siccome è successo tutto all'improvviso, non abbiamo manco avuto appunto il tempo per salutarci per bene. Magari anche io, mica ho fatto un video. Un video, diciamo, dove tipo dicevo ciao, me ne sto andando. Non l'ho fatto. Perché Graziana? È successo tutto da un momento all'altro. È partita dopo un giorno dopo, ma lei l'ha saputo da un giorno. Cioè loro hanno preso la casa, tipo, hanno fatto il sacco e sono partiti così. Una cosa mostruosa. Però comunque sono stata via un mesetto e qualcosa. Noi ci siamo scritti, abbiamo parlato, videochiamate, le abbiamo fatte. Sì ragazzi, però io già di mio non sono uno che si mette con una persona che sta a distanza. Perché sì, proprio non mi piace. Esatto. Quindi già così è difficile vivere una relazione a distanza. Cioè chi riesce ha tanta forza di volontà. Sì, no, io non ce la faccio. Non è che mi ha detto più di un anno, devi aspettare un anno. No, era un anno più a infinito, cioè tu non lo sapevi se lei tornava. E non è che avevo la possibilità di tornare, magari che so, pure una volta al mese torno in Italia così. No, non potevo purtroppo. E quindi abbiamo scelto di... piccolini pure. Vabbè, comunque poi avevamo scelto di lasciarci. Lasciarci. Però, cioè, in buona fede, sì. Cioè, sì, nel cioè senso... metti in caso che ci vediamo. Ma questo non lo metti? Certo, tanto lo vedono solo i più fedeli della Yas Family in questo video. E loro sono abituati. Poi ho fatto un po' la stronzetta. Perché io quando sono tornata in Italia, cioè anzi, quando ho saputo che potevo ritornare in Italia, non gliel'ho detto. L'intolleranza. Questo video finirà al bagno. Ecco. Quando io ho saputo che dovevo tornare in Italia, non gliel'ho detto perché ho detto ora le faccio una sorpresa. Quindi mi sono organizzata con mamma Yos per andare alla casa, perché all'epoca non avevo ancora le chiavi di casa. Due infamelle. E quindi poi ho fatto surprise e lui era tipo, che ho visto? San Pietro. Questa è un'altra bella figura che abbiamo fatto, però lo racconteremo poi. E quindi io me la sono ritrovata a casa. Ma che sta succedendo? Poi periodo ottobre sono di nuovo ripartita. Però sono ripartita per un mesetto. Quindi comunque ce la sapevamo l'andata. Ripartita non lo ricordo. Sì, ti sono mancata proprio così tanto, eh? Forse perché sapevo che tornavi, non me ne è fregato niente. Cioè io gli posso dire vado via 5 mesi però poi ritorno. E per lui ok, non c'è problema, io metto al computer nerd. 5 mesi è diverso da un mese. Era il periodo di massimo splendore di Fortnite. Cioè la mia vita era Fortnite. Prima Fortnite e poi Graziana. E questa è stata la prima volta. Ma c'era una seconda volta anche, ragazzi. Perché noi siamo persone che dovevo usare per due volte. Se non tre. Non si sa mai. No, tre.
Però, come molti di voi sapranno, ci sarà anche un secondo round. Quello vero. Quello vero. Perché diciamo che è il primo round, però. Cioè, secondo me ci siamo lasciati solo una volta. La prima volta diciamo che non è stata colpa nostra, quindi ci siamo, nella nostra testa ci eravamo lasciati, però poi ci eravamo lasciati. Sì, ci siamo allontanati, diciamo, perché comunque il pensiero c'era. No, secondo me volta invece ci siamo proprio lasciati. Infatti io mi ricordo che quando ero giovane all'epoca, ma mi dicevano, no, bugia, non vi siete lasciati, è tutto finto. Sì, perché diciamo la cosa è successa esattamente un anno dopo. Però non l'avevamo fatto apposta. Si stavano lasciando tutti, c'erano persone che si lasciavano. E pensavano gli altri che eravamo sempre di noi a lasciarci. Cioè, come se ci lasciavamo ogni minuto. Però secondo me tutto è partito dal Covid nel 2020. Perché comunque ci siamo fatti 3 mesi di lockdown. Posso dire bei mesi per il Pepios? Vedete? Ma scusa, ma se a me mi sei piaciuto, io stavo bello all'aria a casa, non facevo niente, mamma cucinava, io giocavo, non sentivo proprio la mia mancanza. Ogni era bellissimo. Cioè, raga, ma non è che dite, vabbè, comunque vi sentivate. No, lui fa tutto il tempo, dalla mattina alla sera, serie TV a giocare al computer, giocare al computer e serie TV. Ma facevamo le videochiamate. Ma quando facevamo le videochiamate? Ma che stai scherzando? Se ne abbiamo fatte 2 a settimana, erano assai. Che cazzo dici? Brutto bugiardo. Ragazzi, lo diventano campione di Warzone. Cioè, comunque, veramente. Ero tranquilla, ero felice, diciamo. Cioè, ovviamente volevo pure vedere Graziana. Infatti, una volta a Pasqua, è sono vero, uscito di casa, gli ho portato l'uovo alla casa e sono tornato a casa. È vero, è stato bravo. Hai visto? È un campione. Dopo che ci siamo visti, che è anche uscito il video sul canale che ci siamo visti dopo il Covid, io e Graziana abbiamo iniziato a litigare. Beh, hai parlato che io mangio, è tranquilla proprio. Prego. Il lattosio, mi scordo. Io veramente non lo so. Allora, secondo me è partito tutto dal Covid, perché appunto da stare 3 mesi con i nostri ritmi, i nostri tempi, i nostri impegni. Poi ci siamo visti, però all'epoca c'era il coprifuoco all'inizio di quando ci eravamo visti. Cioè dovevamo già iniziare a modificare la routine lockdown per vederci, ok? Però alcune volte spesso io dovevo stare a lezione all'università, da seguire il computer, lui doveva fare le cose sul computer e quindi magari non riuscivamo a vederci. E questo magari non riuscire a vederci ci faceva litigare, perché diciamo, ma che cavolo, non ci siamo visti per 8 mesi, che facciamo? Ma che ci possiamo vedere? Non ci vediamo. E dicevo, senti, perché ma io... Graziana non capiva che io le mie cose computer la maggior parte delle volte sono di darmi video. Sì, ok, ma se io ho una lezione da seguire, ma se io mi devo editare i video, e come dobbiamo fare? E che vuoi da me? E che quindi litigavo. Non ne siamo usciti da questa situazione. Ringraziamo l'allora presidente del consiglio, signor Conte, Giuseppe Conte, che ha levato il lockdown, perché sennò noi dovevamo stare qui ancora a litigare, perché non riuscivamo a capire come cappero dovevamo fare per vederci. Come che già mo ci incastriamo in impegni, esatto, perché siamo veramente... completamente, perché io faccio la babysitter, faccio la segretaria, faccio la manager, faccio la sua agenda, lui non si ricorda un tubo, devo tenere tutto io nella mia testolina. Voi pensate di vivere la mia vita? Ogni giorno è una scoperta, perché io non mi ricordo niente. Ogni giorno è un giorno incredibile. Che succede oggi? Boh, non me lo ricordo, non sa lei. E quindi praticamente iniziavamo a litigare per le cretinate. Oppure lui diceva, no, ma rimaniamo in casa a vedere il film. E io dicevo, che cacchio, siamo andati fino a mo' in casa, usciamo. Ma perché non potevamo, ma tu non potevamo uscire, quindi no, tu uscivi mezz'ora e poi dovevi tornare a casa. E ma almeno facevamo qualcosa. Tanto vale, capito, per mezz'ora non ci riuscivamo a vedere, almeno stavamo insieme, quello era il mio piano. Una volta stavamo registrando dei TikTok, non ci stavamo trovando bene sui tagli e sui tempi che ci dovevamo dare per fare questo TikTok. Abbiamo litigato per il TikTok. Ci siamo veramente talmente scannati. Vabbè, sostanzialmente, raga, io non sopportavo Graziana e lei lo stesso con me. Proprio non so che cosa era successo. Ogni cosa che diceva Graziana e che dicevo io, iniziavamo a litigare. Ovviamente poi un giorno abbiamo litigato fortissimo. E quindi mi ha detto, io non sopporto più, basta, fine, finito. E insomma abbiamo chiuso con proprio, da noi si dice scannati. Però la cosa tosta era che noi uscivamo insieme. In comitiva, cioè cercavo di non uscire il giorno che usciva Graziano. Esatto. Io poi dicevo, madonna, che cavolo. No, ragazzi, io ero arrabbiato poco. Questo invece sono proprio girato. Cioè io comunque volevo un minimo riappacificarmi. Questo invece, no. Cioè, era un periodo che non si poteva, perché è nervoso, Graziano mi fa vedere, è nervoso. Lui che dice, se c'è Graziano non esco io che dice, no, ma per me lui può uscire. Ma io non lo voglio vedere. Poi però, ci siamo rivisti. Perché ci siamo rivisti? Mi ha scritto lui,
Con una scusa. No, no, non era una scusa. No, 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 me lo ricordo benissimo. Cioè, raga, è una scusa. Non era una, una scusa, raga. Non era una scusa. È palese, è una scusa. Cioè, lui che mi manda la foto del braccialetto che io gli avevo regalato e mi dice: io questo braccialetto non lo voglio più. Che fai? Te lo vuoi prendere tu? Dai, è palese, no, è palese, dai, è palese, smetti, puoi dirlo a distanza di anni, ammetti che... Non era, vabbè, allora io lo volevo buttare, cioè, l'avrei buttato. Però siccome mi dispiace, ho detto, male male se lo prende lei. Ma è vero. È vero, però io ero arrabbiato. E io ora mi mangio la pizza tua. Smettila. Ma se proprio lo vuoi fare me lo lasci dalla porta di casa, non che me lo scrivi. Quindi lui me l'ha scritto perché ci voleva riprovare. Allora scrivete nei commenti se io avevo ragione che lui ci stava riprovando, come era un modo per... Poi stavo in palestra, no? E lui mi dice: vabbè, ci vediamo che ti devo dare il braccialetto. Non sapevo che fare. Quindi preferisco dar retta agli altri. Stavo parlando con tre persone e queste tre persone mi hanno detto: no, non vederlo, no, non vederlo, no, non vederlo. E quindi io gli ho detto: senti, sono in palestra, cioè non è che poi posso uscire dalla palestra tutta sudata. E lui mi aveva scritto ok. Nel momento in cui io entro in macchina, che mi sto andando a casa, lui mi dice: chissà che stai facendo di così impegnativo che non puoi passare un attimo. E quello è, ci sono 5 minuti per passare a trovarmi allora quella cosa mi ha fatto incazzare. Sono andata diretta alla casa, gli ho scritto: scendi. E gli ho detto: speciale che ci sono lasciati per sempre. Non è vero. Purtroppo no. Quindi questo resta attaccato in fronte. Sì, resta attaccato in fronte. E quindi poi da allora abbiamo parlato, nemmeno un bacio. Poi ci siamo rivisti la sera dopo e ci siamo dati un bacino. Chiunque si è visto tutti e tre gli episodi ed è arrivato fino a questo punto si può definire il migliore della famiglia di Ospani. Anzi, fatemi sapere chi è, chi siete, chi è arrivato fino a questo punto. Voglio vedervi il nickname e la foto del profilo. Commentate tantissimo sotto a questo video perché vogliamo sapere le vostre risposte. E consigliateci un episodio 4. Ciao! Ciao!